Bene ragazzi, qui di Dojo di con Alan Wake, quindi continua partita, sì, sempre quello lì, Steam Cloud, sì, sì, sì. Anche se lo so, si chiama così perché bla bla bla. Ok, scusate la mia stupidità, andiamo avanti. Cariola, com'è? Ciao, Dito, sono costretto a portare chili di merda ogni giorno. Lo diceva anche... No, stavolta non mia nonna. Ok, 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 calma, 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 calma. E tutti in fila! Ah, in fila! Perché mi devono sgozzare sempre tutti in sto cazzo di gioco? Vaffanculo, a voi, a te che corri come se non ci fosse un domani. Smettila. Smettila, ole. E anche... Ah! Sono un pirla io però. Spara io! Ok. Sta venendo troppo da ruttare, ma mi sono salvato dal farlo. Dov'è? Frecce... Datemi un segno di vita, un cenno di esistere, eccole, 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 eccole. Tan 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 tan. Lanciarazzi, sei la goduria dell'essere umano. La pistola lanciarazzi, che non sono razzi ma sono bengala. La pistola lancia bengala. Sì, stavo pensando infilare, tipo riempire una balena, no? Di luci natalizie e lanciarla. Sapete che arma micidiale in questo gioco? Perché è enorme, no? Però è anche una balena, quindi geniale. Ok, devo drogarmi di meno. Qua c'è il thermos e qua cosa c'è? Ultima tazza di un'ottima tazza di caffè, voilà, voilà, voilà. Comunque per tutti i pignoli, scherzavo, non mi drogo, che palle. Ogni tanto c'è qualcuno che scrive, uè Dido, ma cosa ti fumi per dire ste cose? Cioè ragazzi, che cazzo. Back e leggiamoci la nota. Hartman guardò il volto di Wake distendersi. Era senza dubbio un soggetto ostinato. Ostinato. A letto. Quasi rotto. Un'altra volta. Scusate. Guidarlo a suo piacimento. Wake era il soggetto più promettente di sempre. Sogni d'oro, Ava, sussurrò Hartman con un sorriso. Lasci che mi occupi di lei. Inspirò forte con il naso dolorante e inghiottì sangue, quasi senza sentirne il sapore. Non puoi non sentirti il sapore, cioè. È particolare il sapore del sangue. Yeah, yeah, ti vedo, yeah, yeah. Ah, ma è Zeke, ok. Zick, ma che cazzo, stai lì avvolto nell'ombra, cioè c'ha ragione Chaos One quando dice avvolto nell'ombra non tutto è come sembra. Puoi aprire il cancello? Citazione. Forse, che cazzo fai, parli come me, Barry, eh? Balbetti anche tu, cosa fai, mi prendi in giro, smettila. Cosa? Sì, tanto io non devo fare nulla qua, tranquillo. Zick, porca la tua puttana. Eccolo, ho il capoccia che mi rincorre adesso. Cos'è? Perché c'era quel suono di un vetro che si rompe? È la fine, signore e signori, è la fine. No, fanculo, provateci, doi. Vi sfido a duello, marrani. Ah! Wow, questo però non me l'aspettavo. Ok, devo passare in mezzo illeso. Minchia che pro, spara! Un colpo morto, bitch. Che ce l'ho fatta. Ora scommetto che avrei finito ora che li ho uccisi tutti. Tutti li ho uccisi, oh. Tranne questo che è rimasto mezzo vivo. E quello là che arriva da lontano. Oh, che è già ferito. No, scherzavo. Voilà. Ora sicuramente. Minchia, sono morti sicuramente tutti adesso. Come no, aspetta un rametto. Come cazzo fai a confondere un rametto con una chiave? La prossima volta confondo il tuo cazzo per uno di quei ferri che bisogna battere col martello, ok, Zick? Tanto la stessa cosa. Dai, vieni qua. Perché mi sta caricando? Oh, oggi quando mi caricano non sono riuscito a schivarmi, sono stupido. Grande Zick! Ah! Zick! Porca... No! Oddio, se muoio ora. Zick, perché non è aperta prima? Fanculo a me stesso, corri come se non ci fosse Zick. Cosa? Ok, sì. Si vede che sono io a guidare. Guarda lì, si vede che sono io a guidare. Sono io a guidare, è Zick. Bello con la sagoma là dietro. State lasciando Bright Falls, arrivederci a presto. Alla fattoria degli Anderson. Non dobbiamo andare nella miniera. Sai una cosa? Sei in debito con me. No, scusate, quello è amnesia, scusate.
importa cosa dirà la gente, ho chiuso con l'oscurità. Bravo Barry, subito. Via. Esatto. Cioè, te lo coprai te con i tuoi soldi, perché i miei sono tutti sprecati da Alice, che li vuole per i suoi cosmetici. E non solo, perché va a puttane Alice. Ebbene sì, non ve lo aspettavate. Ma va bene così, Barry. Sì. Sì, hai ragione, Al. Per me sei proprio andato. Sei di gran lunga il ma più pazzo. Forse è inevitabile quando hai a che fare con follie assurde come questa. Aiuta. È tutto vero, Barry. Alice non hanno mai avuto Alice. È intrappolata nelle tenebre in fondo al lago, ma non è morta. Ah, come fai a saperlo? Lo so, Barry, posso... io... Ah, no, ascolta. Sì, che sembra che se ne freghi. Posso trovarla. C'è qualcosa di speciale in questo posto. Cioè, tipo, ma cosa dici? È morta. Le fa diventare reali. Ma c'è un problema. La presenza oscura, qualunque cosa sia, le piega alla propria volontà. È lei l'artefice di tutto questo. Sta usando il mio manoscritto per prendersi tutto. Ah, ci credo. È successo a Thomas Zane prima. È successo agli Anderson. Ci credo. Pazzo, no, non stai delirando. Qui succedono cose strane, questo è certo. Sto con te, amico, dalla tua parte. Gli Anderson lo sapevano, ma erano troppo imbottiti di robaccia per spiegarmelo bene. Ma l'hanno scritto. C'è un messaggio nella loro fattoria, Barry. Dobbiamo solo trovarlo. Attento! Attento cosa che stai guidando, te? Attento, tipo mi ha toccato la spalla, cosa ha fatto? Cazzo, guidami te, Zick. Dannazione, Al, parlami! Sì, Alan, urla, cioè fallo stare tranquillo, almeno dai un cenno di vita, povero, è lì che si dispera, ho perso di nuovo le mie armi. Ma basta. Cazzo, sarà là sotto. Barry! Oh, amico, stai ah, bene. Ok, sta bene. Che bello risentirti. Ho cercato di uscire dalla macchina, ma il terreno ha ceduto. Amore fra amici. Tranquillo, il tuo cartonato è ancora intero. Ma cosa? Lascia stare. Tutto bene? Ho preso. Perché fa quei gesti? Ma neanche un graffio. Non c'è modo di scendere, però. È come un muro. Sì, sto facendo un giro. Qualcosa si muove laggiù. Doppi sensi a gogo, Sì, è un posseduto, sì, si chiamano... Wow, Barry, sei venuto Barry, copiosamente, Tutto bene, Al, alla grande! È gasatissimo! Non avessi mai incontrato gente di New York prima! Cosa? Ah, la fattoria! Modo di raggiungere la fattoria! Va bene, non è così distante, è in verità. Ok, Barry, sì, forse un po'. Mi basta, ok? E taci, Al, per favore. Non ci resto, è un suicidio! È un sudicio! Scoperta a sgombrare la zona, poi mi raggiungi. Se non preoccuparti, ci penso io. Ma cosa mi adesso è rampo. Sarebbe stato un disastro se non avessi raggiunto Barry. Cioè, che cazzo, se non disarma. Wow, albero, non fottere con me. Anche te, tronallero lì. Là c'è qualcosa. Wow, esplosioni di pacchi di fare. No, non ho armi, ragazzi. Ah, calma. Ok, con calma. La cosa, una pagina la c'è. Però prima c'è il mini gioco strafigo. Ah no, finito. Che triste. Ok, wow. Sento, ho fottuto, carriola. Cazzo. Ragazzi, smettetela. Cos'è sto casino? Mi sta inquietando troppo, Dio. Dai Alan, non far finta di saltare. Pagina! Voilà. Quando si fermò alla fattoria degli Anderson, Walter si sentì sollevato. Sì. I fratelli avevano di certo una brocca o due di whisky di contrabbando, ma poi vide l'uomo sulla veranda e lo riconobbe. Mentre guidava a salvare la pelle, cazzo, utile, si accorse di piangere solo quando le lacrime offuscarono la strada. Tutto bene. Ok, a posto. Dio come nuovo. Più o meno. Sì, ok, ora sì. Chi è che fa sto casino? Valanghe di tenebra e barili posseduti e cazzo di... Oddio, quella carriola che poi era un barile era
Wow, mi ha schiaffeggiato quella lì. Sentito il suono. Non mi ha colpito, mi ha schiaffeggiato. Ah, addirittura un camioncino. Ma che diamine. L'esclamazione che non ho mai usato in vita mia. Wow. Dov'è? Sto cazzo però. Sto cazzo. Ok, ce l'ho fatta. Dai, l'importante è che non si alzi anche sta affare. La madonna. Andiamo di lì allora, nell'ombra più completa. C'è addirittura una corrente leggera qua. Ok, mi serve la luce, quindi... Ah, ok, di qua. No, perché sennò era un po' ambigua la cosa, cioè non ambigua, era un po' infattibile la cosa. Perché è ambigua? A caso. Lettera. L'agente Nightingale fissò lo scrittore svenuto. L'uomo stava smaltendo una notte d'inferno. Sì. Nightingale invidiò lo stato di oblio di Wake. Sì. Ma aveva una missione da compiere. Sì. Puntò la pistola alla testa di Wake e fu sul punto di ammazzarlo. Gli tremava la mano e aveva la gola secca. Stringendo i denti, tentò nuovamente di premere il grilletto. Ma perse il coraggio. Wake si mosse. Nightingale avrebbe dovuto accontentarsi di un arresto. Arresto cardiaco. Muore quel Nightingale lì. Ok, quindi ora da qua. Ah, vedi che non era fine a se stesso. Sì, il minigioco. Ah, sì. Ah, merda, lo sbaglio sempre. Tipo, ah, da. Tipo la cosa più facile che sia. È impossibile perché lì all'improvviso rallenta. Che cazzo. Ora però suppongo che occorra pilotarlo sta luce. Ah, ho già capito tutto, ragazzi, tranquilli. Niente sfugge alla magica mente di Dildo. Ok. Magari non è così epica. Sì, ok, dai, giusto. Ole, oh, na, na. Voilà. Wow, è impazzito. Sì, vabbè, non farlo la trappi, su. Muoviti. Voilà. Percepivo dei movimenti tra gli alberi. Sì. Affrontare il nemico senza un'arma era pericoloso, ma non avevo scelta. E minchia. Non fidarti di nessuno nella oscurità. Grazie, è qualcosa che finora in questo gioco non ho ancora afferrato molto bene. Sai, appena vedo un'ombra cerco di andare vicino per essere amici, ma ogni volta mi infila tre picconi in culo. Cos'è questo? Non posso sbagliarlo. La mia testa. Sette falci tipo nel collo m'hanno tirato. Okay. Ma tua sorella percepisco. Ah, non puoi farmi ricominciare da là. Non c'avevo scelta. Neanche tua sorella ce l'ha. Solo che non lo so, Alan, non mi viene in mente neanche un buon insulto. Sotto casa di Zeke c'era tanta gente che faceva la fila con un euro in mano. Poi com'è che andava avanti? Mi è venuto un dubbio. Noi cantiamo con gioia. Zeke, figlio di Troia. Anche qua rompete la minchia. Ah, ecco, appunto. Sotto casa di Alan. Che Zeke è quello? No, ok. Chi sono? Stava abbandonando la fattoria e andava più o meno nella mia direzione. Per quanto ne sapessi, era Barry, vittima dei propri eccessi di fiducia. Come? Stava abbandonando la fattoria? Scusa, ma non ha detto che ci vediamo nella fattoria? Mi sono perso un pezzo di dialogo? Oddio, guarda come sbircia dentro lui subito. Ah no, ok, che sta ansimando. Sul fuoco. Sì, voglio la torcia professionale, sì. Guarda qua, vi faccio... Sì, amo quando i piedi mi bruciano. Cosa? Alan, sei un fottuto masochista, lo sai. Non c'è una pistola in questo fottuto camping. Perché no? Allora andiamo avanti. Perché sì, mi viene da chiedermi. E Zeke viene attaccato da un tornado. Diretta verso il cottage. Non era lontano. Se era davvero Barry, avrei presto visto i danni. Ma perché poi si allontana dalla fattoria? Scusate. Mi sono perso un passaggio allora. Avevo capito io. Allora, a quanto pare in maniera molto stupida,
che l'appuntamento era nella fattoria, perché a quanto pare comunque c'era anche qualcosa di molto importante. Ma invece no, a quanto pare no. Cos'è sto caso? Perché? Sto cercando di mettere. Ah, ok, è zen. Giusto, è il momento giusto per mostrarti come si sviluppa la storia. Grazie, ma questo sì che era utile. Quella luce in precedenza l'avevo vista nel mio sogno. Era un astronauta o un sommozzatore in una grossa tuta. No, è Thomas Zane. Chi aveva messo le pagine sulla mia strada. Vediamo un po' cosa che mi ha scritto. La presenza oscura seguì il copione preparato per lei nel manoscritto. Divenne sempre più forte, spostandosi come una tempesta da una scena di distruzione all'altra. Bella questa immagine. Ma era obbligata a seguire la storia. Cioè, bella nel senso. Da cui proveniva. Una volta che la storia fosse arrivata alla sospirata fine, lei sarebbe stata libera. Ok, orribile reazione a una nota interessante. Un'altra. Oh, cos'è? Ah, cazzo, una trappola per orsi. Io ci stavo tipo saltando a pie pari. Guarda, ci sono. Minchia quante trappole. Ci stavo saltando felice. Scusate, non. Se brillano così al buio, perché. Ah no, ok. È la mia torcia, appunto. Mi sembrava strano. Ho detto. Che cosa. Che luce rifrangono. Cioè. Siamo già arrivati. Ah, un termos. Ho detto c'è qualcuno che si muove dentro. È inquietante. Il temporale infuriava quando i fratelli Anderson uscirono barcollando dalla clinica, seguiti dagli altri pazienti. Fuggiti tutti? È fuggita quella che vuole essere Schwarzenegger. Anche se non è un paziente. Ma Thor e Odin non erano spaventati. Avevano uno sguardo scaltro. Conoscevano tutti i passaggi segreti e c'era sangue sulle loro mani. Sì. Avevano già affrontato quelle ombre. Oddio, sì. Comunque ragazzi, stop qua, ci vediamo nella prossima parte. Lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage di YouTube. Bella ragazzi, ciao!